rilassa anche questo suono sulla spazzola. Eh sì, il famoso tapping, se guardi video ASMR lo saprai, vero? Mi piace molto questo. Velocissimo, che ricorda un po' il suono della pioggia. Hai dei capelli lisci, lisci, lisci come la seta. Ciao tesoro, cominciamo subito con lo spazzolare. Adesso che abbiamo districato ben bene i tuoi capelli, andrò a spazzolarli con la spazzola di bambù che andrà a togliere tutte, tutte, tutte le parti elettriche, tutti gli ioni che li elettrizzano, che li elettrizzano. Questa spazzola è letteralmente i tuoi capelli ed a togliere qualsiasi residuo di elettricità, per cui è l'ideale come trattamento prima di passarti la piastra.
che vada più piano? Va bene, andiamo anche più lentamente. Va bene così. È che ad alcune persone piace il movimento veloce e ad altre invece piace il movimento lento. Sei tra le persone che preferiscono il movimento lento. Capisco perfettamente. Anche a me piace di più il movimento lento, mi rilassa di più. Però ci sono alcune persone che invece preferiscono i movimenti veloci, veloci, veloci. Hai sentito parlare dei video ASMR? Ah, li guardi. Allora saprai che esiste proprio il fast ASMR. Sì, ognuno ha i propri gusti, è tutto molto, molto soggettivo. Movimenti eccessivamente lenti non riesco proprio a farli, sai. Spero che ti rilassino ugualmente. Lisci, perfetti per poter cominciare a passare la piastra. Ti rilassa anche questo suono sulla spazzola? Eh sì, il famoso tapping, se guardi video ASMR lo saprai, vero? Dipende. Mi piace molto questo. Velocissimo, che ricorda un po' il suono della pioggia. Ma mi piace anche questo. Adesso andrò a separarti un po' i capelli in ciocche. Allora, togliamo intanto queste qua. Ecco.
quest'altra. Perfetto. E adesso andiamo a prendere la nostra piastra, che nel frattempo si è scaldata, però è di un caldo non eccessivo, perché altrimenti ti sciuperebbe i capelli. Quindi andiamo a prendere la prima ciocca. Temere che non ti brucio, preferisco fare magari più passate, ma con una temperatura più bassa, in modo che non si rovinino. Prendiamo un'altra ciocca. Nel mentre che di qua si raffreddano un po', andiamo dalla parte di qua. Che siano venuti abbastanza bene, però adesso andiamo a fare quelli un po' più di lato. Girati un attimo, ecco, prendiamo un pochino quelli più laterali.
ti stai addormentando. Beh, è normale, eh? È molto rilassante come movimento. Anche io quasi quasi mi addormento mentre ti stiro i capelli. Venuti liscissimi. Togliamo le pinze. Ecco qua. Adesso vado a lisciare anche i ciuffettini che avevamo bloccato, quelli proprio davanti. Questi li lasciamo proprio per ultimi, eh? I ciuffettini davanti. Ecco. Ecco qua. Una spettinatina. Belli nutriti, belli lucidi. Non andiamo a darci niente, ok? Perfetti così. Bene. Torna quando vuoi a farti dare una lisciatina ai capelli. Io sono qui per te. Ciao tesoro.
districato ben bene i tuoi capelli, andrò a spazzolarli con la spazzola di bambù che andrà a togliere tutte le parti elettriche, tutti gli ioni che li elettrizzano, Questa spazzola è letteralmente fantastica. Riesce a pettinare i tuoi capelli ed a togliere qualsiasi residuo di elettricità, per cui è l'ideale come trattamento prima di passarti la piastra. Che vada più piano? Va bene, andiamo anche più lentamente. Va bene così. È che ad alcune persone piace il movimento veloce e ad altre invece piace il movimento lento. Sei tra le persone che preferiscono il movimento lento. Capisco perfettamente. Anche a me piace di più il movimento lento, mi rilassa di più. Però ci sono alcune persone che invece preferiscono i movimenti veloci. Hai sentito parlare dei video ASMR? Ah, li guardi? Ok. Allora saprai che esiste proprio il fast ASMR. Sì, ognuno ha i propri gusti, è tutto molto, molto soggettivo. Movimenti eccessivamente lenti non riesco proprio a farli, sai. Spero che ti rilassino ugualmente.
preferisci, perfetti per poter cominciare a passare la piastra. Ti rilassa anche questo suono sulla spazzola. Eh sì, il famoso tapping, se guardi video ASMR lo saprai, vero? Mi piace anche questo. È difficile da farlo se non abbiamo le unghie tutte della stessa lunghezza. Adesso andrò a separarti un po' i capelli in ciocche. Allora togliamo intanto queste qua. Ecco, e quest'altra. Perfetto. E adesso andiamo a prendere la nostra piastra, che nel frattempo si è scaldata, però è di un caldo non eccessivo, perché altrimenti ti sciuperebbe i capelli. Quindi andiamo a prendere la prima ciocca. Ah, non temere che non ti brucio, Preferisco fare magari più passate, ma con una temperatura più bassa, in modo che non si rovinino i capelli. Prendiamo un'altra ciocca. Nel mentre che di qua si raffreddano un po', andiamo dalla parte di qua. Ecco. Thank you.
sembra che siano venuti abbastanza bene, però adesso andiamo a fare quelli un po' più di lato. Girati un attimo, ecco, prendiamo un pochino quelli più laterali. Stai addormentando. Beh, è normale, eh? È molto rilassante come movimento. Anche io quasi quasi mi addormento mentre ti stiro i capelli. Sì. Ecco. Venuti liscissimi. Ecco, togliamo le pinze. Ecco qua. Adesso vado a lisciare anche i ciuffettini che avevamo bloccato, quelli proprio davanti. Questi li lasciamo proprio per ultimi, eh? I ciuffettini davanti. Ecco. Ecco qua. Thank you.
una spettinatina. Torna quando vuoi a farti dare una lisciatina ai capelli. Io sono qui per te. Ciao tesoro.